È stata una partita dura, ma alla fine abbiamo vinto e è stata bella perché è una partita molto sentita da entrambe le tifoserie, perciò siamo felici di aver dato una grande soddisfazione ai nostri tifosi. E adesso ci siamo preparati, ci stiamo preparando con gli ultimi allenamenti ad affrontare la squadra veneta del Cittadella domani sera. Ma io credo che noi, e non per dire una frase fatta, ma dobbiamo giocare ogni partita cercando il massimo e concentrandoci su quei 100 minuti di gara senza pensare alle partite prossime, perché sarebbe un errore troppo grave da parte nostra non pensare gara per gara. No, io sapevo che i ragazzi lavorano bene, lo hanno fatto a casa. E poi l'abbiamo fatto in maniera molto produttiva quando siamo tornati, prima con gli allenamenti singoli e poi quelli collettivi. E vedo che la squadra sta bene e i risultati li stiamo vedendo sul campo. Pinato ieri si è allenato con la squadra, se anche oggi lavora senza problemi sarà sicuramente tra i 23. Un gruppo di giocatori è ovvio che deve partire da ogni singolo elemento, l'importante poi è riuscire a trovare la giusta coesione e noi penso che quest'anno l'abbiamo trovata in maniera netta, nel senso che la squadra gioca sempre appunto di formazione e non in maniera singola, anche perché essendo uno sport di gruppo. Un singolo difficilmente riesce a vincere una partita. Poi abbiamo anche giocatori però in grado di risolvere ogni tanto qualche grattacapo offensivo, soprattutto da solo. È una partita sicuramente non semplice perché il Cittadella è tra le formazioni migliori di questo campionato, è una squadra che ha anche esperienza nel stare nelle posizioni alte di classifica. È una partita molto importante per noi, però no, non è un esame particolare. No, ci sono tutte le soluzioni, nel senso che abbiamo tutti a disposizione e perciò possono tutti giocare dall'inizio o subentrare. Il campo è molto grande, perciò restringerlo ad una fascia di competenza sarebbe sbagliato. Io penso che invece, come sempre accade nel calcio, alla fine la squadra che riuscirà ad essere più compatta, più organizzata, più vivace e con più mentalità vincerà la gara. Perciò vale la totalità della prestazione di tutta la squadra, non di un singolo. Io penso che sarà una partita molto combattuta e entrambe le squadre giocano ad un buon ritmo e perciò da parte nostra ci vuole una grande prestazione se vogliamo vincere. Questo penso. Si giocherà ad un orario in cui ci sarà molto caldo, non so i ritmi se saranno subito alti, però sicuramente noi per predisposizione cercheremo di fare la partita se verrà questo consentito. La squadra si allena sempre con la stessa intensità, con la stessa determinazione, ha voglia di fare il risultato, sappiamo che andiamo incontro a tante partite. Contro squadre importanti, però noi ce la giocheremo sicuramente. Io non vedo grande entusiasmo nello spogliatoio, c'è la consapevolezza di dover ancora fare molto. Non è una cosa studiata, nel senso che io ho sempre in mente settimana per settimana, o in questo caso quando abbiamo 3-4 giorni per preparare una partita, quello di mettere in campo la formazione. Secondo me è migliore per quella gara. Questi giocatori lo sanno, lo spazio c'è per tutti, ma nulla vieta di poter giocare anche 3 o 4 partite con la stessa formazione, semmai pensassi che è la migliore per iniziare.